Scommetto che tutti conoscete le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Ed è giusto così, perché sono stati due avvenimenti che hanno profondamente segnato tutti. Tutti conoscono gli attentati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Però c'è un'altra storia simile a queste, che ci siamo resi conto che però in pochi ricordano. Sto usando il plurale perché anche questa storia, come quella della diga di Molare, è stata scritta a quattro mani con Yuri Rinaudo. Anzi, questa volta devo dire che il merito dovrà essere principalmente tutto suo, perché ha fatto veramente un gran bel lavoro di ricerca. Questa è la storia dell'attentato di Pizzolungo, accaduta il 2 aprile 1985. Una storia che in troppo pochi ricordano. Fate anche voi la prova. Alla fine di questo racconto provate a chiedere ai vostri amici se la ricordano. Noi lo abbiamo fatto e la risposta era quasi sempre una, ovvero non ne so nulla, non mi ricordo, che cos'è? Per questo motivo siamo convinti che sia un argomento da riprendere e portare all'attenzione di più persone possibili. Perché siamo certi che sia un pezzo di storia della cronaca italiana che noi tutti dovremmo conoscere, anche perché è avvenuto prima delle stragi di Falcone e Borsellino. Una storia importante, anche se triste, come tante storie di cronaca del nostro paese. L'attentato avviene il 2 aprile 1985 alle 8:30 del mattino, ma noi, per raccontarla bene, se vogliamo capire bene il contesto entro il quale ci stiamo muovendo, dovremmo partire alcuni anni prima. Dobbiamo infatti conoscere la vita e le indagini che i protagonisti della storia stavano vivendo, e quindi facciamo un passo indietro al 1947, quando ad Avellino nasce Carlo Palermo. Il giovane Carlo vive prima ad Ischia e poi si trasferisce a Roma, dove intraprende gli studi in giurisprudenza presso l'Università La Sapienza dal 1966 al 69. Dopo gli studi inizia a lavorare nel 73, prima a Perugia e poi qui a casa mia a Vicenza, come funzionario presso la Banca d'Italia. Tuttavia nel 1975 lascerà questo incarico per prendere servizio come magistrato presso il Tribunale di Trento, in cui dal 1980 viene nominato giudice istruttore. Ed è proprio qui che le cose si fanno interessanti. Le sue indagini, infatti, fanno emergere un quadro agghiacciante, un passaggio a nord-est, una sorta di rotta commerciale, passatemi il termine, atta allo scambio di droghe ed armi fra l'Italia, il Medio Oriente e l'Africa. L'indagine nasce in seguito al ritrovamento in Val Sarentina, precisamente presso il Maso Wunderhof, di 110 kg di morfina occultata dentro a contenitori metallici per il trasporto del latte che vennero nascosti ed interrati dal proprietario dello stesso, Herbert Oberhofer, un personaggio il cui nome era legato al terrorismo sudtirolese e a frange dei servizi segreti. Il 22 dicembre del 1980 Oberhofer viene arrestato dopo essere stato trovato in compagnia di un noto imprenditore edile di Bolzano e del vice direttore della cassa di risparmio Landessparkasse. Da questa indagine uscirono altri nomi importanti, come quello di Karl Kofler, legato ai cartelli del narcotraffico e a numerosi boss mafiosi come Leonardo Crimi, ed Harry Arsan. Tenete a mente questo nome perché lo ritroveremo più avanti. È un siriano che viveva anche in Italia, che verrà riconosciuto come uno dei più grandi trafficanti di armi a livello globale, che era legato a sua volta a Renato Gamba, un imprenditore del settore armiero ed operatore presso il Ministero dell'Interno. L'inchiesta porta alla luce un grande traffico di droga e morfina base proveniente dal Medio Oriente che veniva fatta entrare in Italia e stoccata a Trento, Bolzano e Verona, città dove vennero trovati anche dei laboratori per la trasformazione della materia prima. Da qui la droga veniva dirottata in Sicilia, dove i clan mafiosi l'avrebbero lavorata nei propri laboratori ed immessa, grazie a proprie infiltrazioni nelle varie regioni, nel mercato italiano, oppure spedita oltreoceano negli Stati Uniti, dove sarebbe stata poi ulteriormente smerciata dagli affiliati della mafia americana. Inoltre, dal nostro paese sarebbero partiti grandi quantitativi di armi da guerra diretti in Est Europa, in particolare a Sofia, la capitale della Bulgaria, dove avvenivano gli smerci e le transazioni di denaro, e oppure in Medio Oriente, oppure spediti successivamente in paesi del Terzo Mondo, in particolare in Africa, dove sarebbero tristemente servite per portare a compimento colpi di Stato e guerre civili. Tutto questo grazie a branche dei servizi segreti deviati, agganci politici, oppure logge massoniche, insomma una sorta di mafia occulta legata a logge come la P2. E tra questi agganci spicca nella vicenda il nome del generale Giuseppe Santovito, ex capo del SISMI e guarda caso anche lui membro della P2. Oppure i Rosa Croce d'Oro, un'altra loggia massonica che si divideva tra Nord Italia ed Est Europa, che cercavano di creare dei climi di instabilità e tensione in determinate aree geografiche al fine di completare il loro disegno di controllo sugli avvenimenti e sugli assetti geopolitici globali. Insomma, un gran bel caso da risolvere per il giudice Palermo. Droga, armi, servizi segreti, enti politici, massoneria. Insomma, un bel mix esplosivo. Esplosivo nel vero senso della parola per gli avvenimenti che vedremo in seguito. Però noi andiamo con ordine.
Come detto, le indagini di Palermo partirono dall'arresto di Oberhofer e Koffler, ma quando l'inchiesta toccò il traffico d'armi, venne pesantemente ostacolata dalla politica. Vennero infatti trovati dei presunti pagamenti, insomma delle tangenti, che questi gruppi avrebbero versato al Partito Socialista Italiano. Non solo, l'allora presidente del Consiglio e tra l'altro segretario del Partito Socialista dal 76 al 93, Bertino Craxi, presentò un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura contro il giudice Palermo perché si era sentito indebitamente chiamato in causa dopo che il magistrato aveva inserito il suo nome su alcuni decreti di perquisizione intestati al finanziere socialista Ferdinando Mack. Per queste ragioni, il Consiglio Superiore della Magistratura avviò un'inchiesta disciplinare nei confronti di Carlo Palermo, che porteranno successivamente ad estrometterlo dal caso per affidarlo alla Procura di Venezia. Non solo. Testimoni chiave, sicuramente persone che avrebbero potuto raccontare i fatti e fare i nomi delle persone implicate in questo losco affare, come appunto Oberhofer e Koffler, non potranno mai essere persuasi a raccontare di più, perché verranno trovati morti entrambi in carcere. Per entrambi ufficialmente si trattò di suicidio, ma i forti sospetti che allora già aleggiavano erano che sarebbero stati uccisi per evitare che parlassero e rivelassero altri nomi o altri dettagli dell'organizzazione. In particolare, non convinse mai, non convince neanche oggi per la verità, la morte di Koffler, che a quanto pare già nell'81 aveva lasciato intendere che era disposto a parlare. Secondo l'autopsia, per suicidarsi si sarebbe tagliato la gola, mentre nello stesso momento un oggetto acuminato gli avrebbe trafitto il cuore. Uno strano modo per suicidarsi. Però, prima di essere fatto fuori, Koffler riuscì a far arrivare al giudice Palermo il nome di una società milanese, la Stibam, di proprietà di Henry Arsan, ve lo ricordate? L'abbiamo citato prima, e che, caso strano, aveva sede in una palazzina di proprietà del Banco Ambrosiano, nella quale abitava anche il vicepresidente del banco, Rosone. Perquisendo la sede della Stibam, Palermo trovò montagne di ordini, offerte, richieste di armamenti da un po' tutto il mondo. Ma la cosa sconcertante è che in questo passaggio a nord-est non passavano solo armi leggere, come ad esempio mitra, piccole armi da guerra, no, si scoprì in seguito che in una ventina di trattative vennero smerciati 116 carri armati e 20 elicotteri per la Somalia, 238 carri armati per Taiwan, 10 elicotteri da combattimento, aerei C-130, missili, lanciamissili, 150 carri armati, 60 cannoni e relativi proiettili per il Kuwait. Oltretutto questa era un'azienda che curava anche l'assistenza al cliente perché si occupava anche della spedizione dei pezzi di ricambio e degli eventuali motori per i relativi carri armati. Insomma, non si faceva mancare nulla. Pare che secondo questi incartamenti vennero spediti anche 30 kg di plutonio e 1000 di uranio. Niente male. Legati ad Arsan uscirono altri nomi di trafficanti di armi e di droga, ma non solo. Uscirono e vennero indagati anche nomi illustri della società italiana ed internazionale, come Glauco Patel, un ex ufficiale della Marina, esperto in missilistica, che era anche consulente presso il National Security Center statunitense. Massimo Pugliese, un monarchico, massone della P2, agente del SIFAR e del SID, che, andato in pensione, rimase legato ai servizi segreti e divenne un consulente per alcune ditte nel campo delle armi. Proprio lui, a quanto pare, riuscì ad intavolare una trattativa con Reagan per la cessione di crediti alla Somalia per l'acquisto di armi. Rossano Brazzi, famoso ex attore, amico di Reagan, massone, in amicizia con membri dei clan mafiosi e legato all'industria armiera dell'Auto Melara. Carlo Bertoncini, che era il proprietario della Serik di Pomezia, azienda specializzata in elettronica per l'esercito ed ex agente del SISMI, dal quale verrà estromesso dopo che venne sorpreso a vendere materiale elettronico ai paesi dell'est. Enzo Giovannelli, un ex partigiano e fornitore della base americana della Maddalena in Sardegna. Ma non solo, era anche proprietario, insieme al cognato, di una ditta di spedizioni che, grazie alla copertura del SISMI, riuscì a spedire aerei da caccia e addirittura un paio di fregate e dei simulatori di volo. Maurizio Bruni, altro massone della P2 che operava come spedizioniere presso il porto di Livorno dove Arsan era solito far arrivare le sue navi per la spedizione di armi e droga. Alessandro Del Bene, che ricopriva il ruolo di cassiere della P2, anch'egli spedizioniere al porto di Livorno, amico dell'allora ministro della difesa, mi pare fosse Lagorio, e sorpreso a vendere sistemi di puntamento top secret della NATO in Romania grazie all'intermediazione di Licio Gelli, gran maestro della P2. Angelo De Feo, un agente del SID e competente per la concessione del benestare di fattibilità per la vendita di armi italiane. E Gheddafi, che fu acquirente di materiale fissile per il confezionamento di ordigni esplosivi.
Come detto, man mano che il caso andava avanti e le indagini portavano alla scoperta di qualcosa di nuovo, puntualmente si paravano innanzi al giudice delle ostruzioni, tentativi di ostacolo delle indagini provenienti principalmente dagli ambienti della politica, fino all'estromissione dal caso, appunto. Tuttavia, le indagini di Palermo si trovarono spesso a seguire la stessa strada delle indagini svolte da un altro magistrato, Giacomo Ciaccio Montalto. Parliamo un attimo di Giacomo Ciaccio Montalto. Dunque, nasce a Milano il 20 ottobre del 41 da genitori trapanesi. Il padre Enrico era già stato a sua volta magistrato. Negli anni 60 si laurea in giurisprudenza a Roma, dove nel frattempo si era trasferito con la famiglia per via del lavoro del padre. All'inizio svolge periodi di uditorato presso la pretura e poi in tribunale, dove vari magistrati ne sottolineeranno le ottime doti di ingegno ed equilibrio, nonché la solida preparazione in ambito giuridico generale. Dopo questa esperienza, nel 1970, Giacomo diventa sostituto procuratore della Repubblica a Trapani, dove si dedicherà alla lotta contro la mafia e la criminalità organizzata. E guarda caso, si troverà a lavorare saltuariamente con un altro giovane magistrato, un certo Giovanni Falcone. Nel 1977 Montalto si trovò ad indagare sui mafiosi della provincia di Trapani e sugli agganci che questi avevano con l'imprenditoria e i servizi bancari della zona. Le sue indagini seguivano i tracciamenti patrimoniali, il denaro sporco trattato dalle banche del Trapanese, insomma un lavoro complicatissimo. Lui si era mosso nel torbido tra fatturazioni, conti, transazioni, insomma aveva fatto il compito del segugio fiutando le tracce che il denaro lasciava tra le transazioni finanziarie interconnesse tra lecito e illecito. Un po' come diceva Falcone, segui i soldi, insomma. Le sue indagini presero particolarmente in considerazione il clan dei Minore. A fine anni 70, sulla scrivania di Montalto, finì un dossier dei carabinieri in cui venivano riportate le attività dei clan, appunto dei Minore, nei quali si trovavano presunti omicidi, estorsioni, traffico di stupefacenti e di armi. Non solo, i Minore, che all'epoca erano alleati del clan dei Corleonesi, furono anche coinvolti nelle vicende dei falsi sequestri di persona degli industriali Rodittis e Luigi Corleone. Montalto fece addirittura riesumare la salma di un membro del clan, Giovanni Minore, per appurare se realmente fosse morto di infarto, così come dicevano le carte. Un gesto che tra l'altro lo mise ancora più in cattiva luce agli occhi del clan, che etichettarono questo gesto come blasfemo. Nel 1979 Montalto chiese ed ottenne un mandato di cattura per i Minore, in particolare per Antonino Minore, per traffico d'armi, soprattutto di materiale bellico, ma quest'ultimo riuscirà a fuggire da Trapani, evitando così la cattura. Agli inizi degli anni 80 fece diramare oltre 40 ordini di cattura per vari affiliati ai clan della malavita trapanese, ma questa gigantesca operazione finì con un nulla di fatto, dato che gli imputati vennero infine tutti assolti per insufficienza di prove. Da qui le indagini di Montalto si interessarono sempre di più agli affari che le famiglie nel trapanese avevano intrecciato con uomini delle istituzioni per un presunto traffico su suolo nazionale ed internazionale di droga e armi. Anche se il tempo gli avrebbe dato ragione, all'inizio nessuno, soprattutto in magistratura, credeva nelle indagini di Montalto. Anzi, la sua inchiesta venne spesso ostacolata proprio dalla magistratura. Ma il tempo, si sa, spesso è galantuomo e si scoprirà presto che le sue indagini si basavano sul vero. Nella primavera del 1985, infatti, venne ritrovata una raffineria di droga nella zona di Alcamo, intestata a Pippo Calò, cassiere di Cosa Nostra. Insomma, ci aveva visto giusto. Ma torniamo indietro ai primi giorni del 1983, quando Montalto, allora frustrato dall'inconcludenza delle sue indagini, si incontra a Trento proprio con Carlo Palermo. I due scoprono che nelle loro rispettive indagini, quelle sul traffico di droga e armi, si sono trovati spesso di fronte a situazioni dove le loro scoperte convergevano, si intrecciavano. Dall'incontro viene fuori la volontà di collaborare e l'impegno di scambiarsi reciprocamente le informazioni che sarebbero saltate fuori dalle indagini dell'uno e dell'altro. In questa occasione Montalto fece anche sapere di una sua richiesta di trasferimento a Firenze per seguire una pista che portava a presunte volontà della mafia siciliana di espandersi anche in Toscana e nel centro Italia in generale. Purtroppo non potrà mai farlo perché appena 3 settimane dopo questo incontro subirà un attentato in cui perderà la vita. La storia umana di Montalto si esaurisce infatti il 25 gennaio del 1983 all'1:30 di notte in una strada di Valderice dove il magistrato risiedeva da poco tempo, mentre il resto della famiglia, ovvero la moglie e le 3 figlie, risiedeva ancora a Trapani. Quella notte Montalto parcheggia la sua macchina personale, non blindata, davanti al cancelletto della sua villetta. Con lui quella notte non c'è scorta, è solo. In macchina con lui c'è solo un termos del caffè, forse prova del fatto che l'avrebbe usata per passare tutta la notte a lavorare sulle sue indagini. Ma ecco che mentre è in procinto di scendere dall'auto viene raggiunto da 3 uomini armati rispettivamente con 2 mitragliette e una pistola calibro 38.
vengono esplosi 23 colpi, di cui 14, questo secondo l'esame autoptico, raggiungeranno il magistrato che viene ucciso. Nonostante la villetta fosse in una zona abbastanza popolata e trafficata, nessuno vide nulla, e il corpo venne trovato solo all'alba da un contadino della zona. Strano che nessuno abbia sentito l'esplosione di 23 colpi, ma cosa volete? Sono cose che succedono. La prima pattuglia che giunse sul posto era di una volante dei carabinieri. Arrivarono alle 7:15 del mattino, ma non poterono fare altro che constatare la morte del magistrato, crivellato da colpi di arma da fuoco. L'ora dell'agguato venne fatta risalire all'1:30 grazie proprio ad un proiettile che si conficcò nell'orologio della plancia dell'auto, fermandolo. Come detto, quella notte Montalto era solo, niente scorta, l'aveva rifiutata, l'aveva sempre rifiutata. Spiace però che le persone a lui vicine non avessero fatto almeno un minimo di pressione nei suoi confronti per fargli cambiare idea. Così come spiace che nessuno lo avesse mai dotato almeno di un'auto blindata. In questo caso, certo, non avrebbe fatto differenza, ma sarebbe stato un segnale che lo Stato si stava prodigando per proteggere un magistrato così esposto. Questa cosa venne fuori, tra l'altro, anche in un'interrogazione al ministro degli Interni. Montalto era stato vittima di numerose minacce, i suoi superiori nella magistratura lo sapevano benissimo. Perché, si chiede in questa interrogazione, nessuno si preoccupò mai di fornirgli qualche forma di protezione? Invece nulla. Montalto viene lasciato solo ed abbandonato al suo destino. Come detto, Montalto negli ultimi mesi era riuscito a scoprire un tentativo di infiltrazione mafiosa nel Fiorentino, dove appunto aveva chiesto il trasferimento, ma non solo. A quanto pare riuscì a trovare indizi sui legami tra clan, politici e addirittura magistrati della zona. Era un uomo troppo pericoloso, insomma andava eliminato. Dopo circa 6 anni dalla sua morte, precisamente il 4 marzo del 1983, viene condannato all'ergastolo Antonio Minore, ritenuto il mandante dell'omicidio, e Ambrogio Farina e Natale Evola identificati come gli esecutori materiali dell'omicidio. Nella sentenza viene specificato che Montalto era stato ucciso proprio per le inchieste e le scoperte che aveva fatto. In particolare per i legami tra mafia e finanza, per il traffico di armi e droga e per aver fiutato gli obiettivi espansionistici della mafia nel Fiorentino. E qui la storia dei due magistrati si intreccia nuovamente. Sarà infatti proprio Carlo Palermo ad essere chiamato come magistrato presso la procura di Trapani, il ruolo ricoperto da Montalto. Carlo Palermo aveva accettato questo gravoso incarico anche perché cercava le piste che portavano questo traffico internazionale di armi e droga attuate tra mafia e politica. In Sicilia cercava quelle prove inequivocabili per supportare le sue indagini e anche quelle di Montalto. Palermo quindi viene trasferito a Trapani, ma qui poco più di un mese dopo il suo arrivo, avviene un fatto che, vi assicuro, è umanamente difficile da raccontare. È la mattina del 2 aprile 1985, poco dopo le 8:35, sulla strada provinciale che attraversa Pizzolungo, è posizionata sul ciglio della strada un'auto riempita di esplosivo. L'auto è una Volkswagen parcheggiata sul ciglio della strada a poche decine di metri dal mare. Quell'auto è carica di 50 kg di esplosivo, un bel carico. 50 kg di TNT, ma secondo alcune fonti non si tratterebbe di TNT, bensì di Brixia B5, un esplosivo militare che verrà successivamente utilizzato in altri attentati in Italia. Lo stesso esplosivo. L'attentato era stato programmato per colpire proprio il giudice Palermo, che doveva trasferirsi quel giorno da Bonagia, comune di Valderice, al Palazzo di Giustizia di Trapani. Quel giorno il giudice viaggiava su una grossa berlina, una Fiat 132 blindata, assieme all'autista Rosario Maggio e all'agente Raffaele Di Mercurio. Dietro di loro una Fiat Ritmo, non blindata, per gli altri due agenti di scorta, Antonio Ruggello e Salvatore Laporta. Arrivato a Pizzolungo, ad un certo punto il convoglio si trova in prossimità di una curva dietro ad un'altra auto, una Volkswagen Scirocco. Subito dopo la curva c'è un lungo rettilineo che costeggia il lungomare, un ottimo punto, un punto perfetto per superare, ed è proprio lì che è parcheggiata l'auto piena di esplosivo. Ma ecco che accade un fatto imprevisto. L'auto del convoglio, la 132, sorpassa la Scirocco proprio nel punto in cui si trova l'autobomba. Chi ha in mano il dispositivo per far deflagrare l'ordigno, nonostante questo inconveniente, decide di schiacciare lo stesso il pulsante, e qui l'esplosione. La deflagrazione è così forte da scavare un cratere nell'asfalto. La macchina del giudice Palermo è dilaniata. Sia lui che gli autisti sono feriti. Non solo, anche gli uomini della scorta, quelli che erano dietro sulla Ritmo, vengono feriti dalle schegge lanciate in aria dall'esplosione. Palermo riesce ad uscire dall'auto contorta. Dopo un attimo di smarrimento si ricordano che erano in procinto di superare un'auto. Ma quell'auto lì non c'è più. L'esplosione è stata potentissima, udita a chilometri di distanza. E la macchina che la 132 stava superando? E quell'auto era guidata da una giovane mamma, Barbara Rizzo, che stava portando a scuola i suoi due gemelli, Giuseppe e Salvatore, di appena 6 anni. Per un caso fortuito, sull'auto non si trovava la figlia più grande, Maria, che quel giorno era stata accompagnata a scuola da una vicina di casa.
Poco dopo, da lì, passa pure il marito di Barbara, Nunzio Asta. C'è una gran confusione, le forze dell'ordine fanno giustamente defluire il traffico. Nunzio sa che la moglie doveva essere passata poco prima in quel punto. Rallenta, si guarda attorno, ma vede soltanto la 132 blindata e quindi si mette il cuore in pace. L'auto della moglie doveva essere già passata prima del disastro. Però noi sappiamo che non è così. E la storia a questo punto si fa davvero triste. L'auto di Barbara Rizzo non si trova perché era stata letteralmente polverizzata dall'esplosione. Quell'auto aveva fatto involontariamente da scudo alla macchina del giudice Palermo. Nunzio però non lo sa. È rincuorato, va al lavoro in un'officina della zona. Passa qualche ora e viene raggiunto da una telefonata da parte delle forze dell'ordine. Gli chiedono il numero di targa della macchina della moglie. Contemporaneamente anche la segretaria della ditta dove lavora Nunzio viene chiamata dalla scuola e viene informata che i figli del collega non sono mai arrivati a scuola. Io vi lascio qualche secondo per riflettere su come si debba essere sentito quel povero uomo. Il terrorismo mafioso ha compiuto a Trapani la strage più odiosa di questi ultimi anni. 50 kg di esplosivo fatti saltare con un concegno a tempo per massacrare il giudice Carlo Palermo e la sua scorta hanno ucciso una mamma di 38 anni e suoi due gemelli di 8 che la donna stava accompagnando a scuola. Ma torniamo sul luogo dell'incidente. Carlo Palermo, ferito e frastornato, non ha ancora capito esattamente cosa sia successo. Sa che si è trattato di una bomba, ma nient'altro. Il giudice viene scortato su una volante della polizia fino al tribunale di Trapani, dove i colleghi lo convinceranno ad andare all'ospedale per farsi curare. Alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco spetta il triste compito di recuperare alcuni pezzi dell'auto finiti in bilico sopra il muro di recinzione di una casa e i corpi dilaniati, distrutti, trovati a pezzi in un raggio di 200 metri dall'esplosione. È dura anche da scrivere e da raccontare. I brandelli dei corpi verranno trovati in cortili, giardini, sui tetti, sui muri delle case. Sia Yuri che io ricordiamo un documentario trasmesso dalla 7 qualche tempo dopo, era il ciclo Atlantide, storia di uomini e di mondi, all'epoca era condotto da Francesca Mazzali. Ce lo ricordiamo quel documentario, ad entrambi rimase impressa la stessa cosa, l'immagine di una macchia rossa sopra una palazzina a circa 200 metri di distanza dal luogo dell'esplosione, era una macchia di sangue lasciata dai resti di uno dei gemellini. Sono sicuro che molte tra le persone che hanno ascoltato questo racconto non erano a conoscenza di questo terribile fatto di cronaca. Ed è un vero peccato perché per quanto triste dovrebbe essere ricordato da tutti esattamente come Capaci e Via D'Amelio. Capaci e Via D'Amelio non sono più un paese e una strada della Sicilia, no, sono diventati dei simboli della lotta alla mafia in Italia. E noi crediamo che anche Pizzolungo dovrebbe diventare così. Ricordare quella località dovrebbe suscitare in tutti lo stesso sdegno, lo stesso delle più famose stragi nelle quali perdettero la vita i giudici Falcone e Borsellino. Il giudice Palermo, a differenza loro, riuscì a sopravvivere a questo attentato grazie all'auto di Barbara Rizzo, che di fatto fece da scudo alla sua auto. E chi quel giorno aveva il telecomando in mano non si fece scrupoli, nonostante ci fosse un'auto con della gente innocente, e decise di premere lo stesso il bottone. Ma noi lo sappiamo. I codardi agiscono così. In fondo anche l'attentato a Falcone causò la morte dei suoi agenti di scorta e solo per un caso quello di Borsellino non causò altre vittime. Si definiscono uomini d'onore. Ma dov'è l'onore a organizzare un attentato che può coinvolgere persone innocenti? Dirò di più, dov'è l'onore nel cercare di eliminare una persona con una bomba piazzata al lato della strada? No, non sono uomini d'onore, ma vigliacchi bastardi. Le indagini del caso vennero condotte dal procuratore di Caltanissetta Sebastiano Patanè e subito individuarono i possibili esecutori materiali, ovvero i mafiosi delle cosche di Alcamo e Castellammare del Golfo. Vincenzo Bilazzo, Filippo Melodia, Vincenzo Cusumano, Pietro Montalbano, Gioacchino Calabrò, Mariano Asaro e Antonio Palmieri. Io spero di aver azzeccato tutti gli accenti. Grazie a questi arresti avvenne la scoperta, come detto prima, della raffineria di Alcamo, dove venne tra l'altro trovato un giornale che era piegato nella pagina dove era riportato un articolo in cui si parlava delle indagini del giudice Palermo. Calabrò, Milazzo e Melodia vennero condannati all'ergastolo in primo grado, ma successivamente assolti in corte d'appello nel 1990 dal giudice Carnevale. Ve lo ricordate Carnevale? Gaspare Mutolo diceva che aveva un rapporto speciale e personale con Giulio Andreotti, e parlo di Giulio Andreotti prescritto per mafia. Accusato di associazione mafiosa, venne poi assolto perché, dice la sentenza, le deposizioni dei suoi colleghi magistrati di Cassazione che denunciavano le sue pressioni per influire sui processi non sono utilizzabili in giudizio, perché riferivano alcuni fatti accaduti in camera di consiglio e quindi coperte da segreto.
Negli anni successivi, nel 2002, le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, fra i quali Francesco Di Carlo e Giovanni Brusca, portarono al rinvio a giudizio dei boss mafiosi Salvatore Riina e Vincenzo Virga come mandanti e di Di Maggio e Madonia come esecutori materiali dell'attentato. Bel personaggio anche Di Maggio, sarebbe stato lui a portare a Trapani per conto di Riina l'esplosivo Brixia B5 usato nell'attentato. Brixia B5 che verrà utilizzato anche per l'attentato al giudice Rocco Chinnici, che era tra l'altro uno degli ideatori del cosiddetto pool antimafia e che verrà ucciso grazie a un'autobomba nel 1983. Brixia B5 che verrà usato nel fallito attentato dell'Addaura, che avrebbe dovuto coinvolgere Giovanni Falcone. Secondo le carte però questa strage rimane tuttora un mistero, infatti tra i collaboratori di giustizia questo caso risulta indecifrabile e non si è mai riuscito a dare una chiave di lettura precisa. Nel 2020 venne condannato come mandante anche il boss dell'Acqua Santa, Vincenzo Galatono. Ma le indagini non si fermano e non si devono fermare. In un'intervista nel giorno del 37esimo anniversario della strage, il 2 aprile del 2022, Carlo Palermo ha rilasciato questa dichiarazione. E quando io venni qui a Trapani avevo 37 anni e l'essere sopravvissuto allora con quello che costò per altre persone che si trovarono sulla mia strada, ho ricevuto un bonus di 37 anni. È solo che i 37 anni pure sono passati. E quindi è un periodo lungo che ho ricevuto e che ho impiegato cercando e spero di andare avanti, spero, e spero di riuscire ancora. Però è stato terribile quest'ultimo anno, questi ultimi anni. Un bonus lungo 37 anni al costo però di 3 vite, di 3 innocenti. Non dimentichiamo. Il 2 aprile di tutti gli anni Carlo Palermo si reca in quel luogo dove è stata posta una bellissima statua che ritrae Barbara Rizzo e i suoi due figli. Sopra il cippo c'è una scritta a nostro avviso bellissima. Rassegnati alla morte, non all'ingiustizia. Le vittime del 2 aprile 1985 attendono il riscatto dei siciliani dal servaggio della mafia. Le vittime. Barbara, Giuseppe e Salvatore Asta. Non dimentichiamo, per favore. Ciao, alla prossima.